Qualche canzone che facciamo questa sera saranno già di quelle new. Qualcosa già, quindi lo Sì. testerete questa sera. Per Esattamente, esempio il esattamente. prossimo brano. Per esempio, il prossimo brano che si intitola Ilaria. Proprio nome, diciamo, proprio di Ilaria. Sì, Allora, Ilaria. siamo in diretta anche in streaming, quindi magari qualche Ilaria ci sta ascoltando, potrebbe anche essere Sì, ma non dedicata. gliela Non gliela dedichiamo. dedichiamo. Beh, E se non sappiamo. capirai perché, caro Mao. Ah, non Ancora gliela prematuro. dedichiamo. È prematuro, è prematuro. Ho capito, una canzone, diciamo, con un po' di acredine. Adesso la sentiamo, Ilaria, Alessandro Casalis. Prendo due cose e vado via, perché ogni posto è casa mia, e lo sai anche tu, che non c'è un posto dove stare quando mangi e dormi male, e lo sai anche tu, ma tu rimani quanto vuoi, sarà il tempo a dire poi. Se mi manchi come l'aria, ma tu rimani ancora un po', io per il momento no. Torno da Ilaria, ma no, cos'hai capito? È tutto normale. Non essere gelosa, Ilaria è il nome del mio cane. Lei non lo sa il bene che mi fa, il bene che mi vuole. Occhio non vede, cuore non vuole. Lei non lo sa il bene che mi fa, il bene che mi vuole. Occhio non vede, cuore non muore. In questa casa c'è un gran casino, finché suona anche il vicino. La vuoi finire o no? Che fai rumore tutte le sere, gli dico versati da bere, così parliamo un po'. Io mischio il vuoto col rumore, giro nudo per le strade, cerco di non pensare. Sì, mi serve non pensare, pensi che non sia normale, ti metto su un caffè. Ma il peggio della storia è che mi manca l'aria. Adesso che non c'è più lei, è andata via anche l'aria, lei non lo sa. Il bene che mi fa, il bene che mi vuole, occhio non vede, cuore non duole, lei non lo sa. Il bene che mi fa, il bene che mi vuole, occhio non vede, cuore non muore. Grazie. Oh, quindi a meno che non ci sia qualche Ilaria particolare che ascolta la radio. No, no, vabbè, ti sentiamo comunque ispirato per questo nuovo album e, come dire, questo mi fa assolutamente molto piacere e sento anche, come dire, una vena quasi, come dire, Britpop in questo brano, cioè, dei riff un po'. È un po' Britpop, ma anche un po' funky jazz, ma... No, cioè, ci sono le cose che ti piacciono, immagino, dentro. No, sì, è un album, ormai è anche un po' demodè forse il termine album. Diciamo che sono canzoni forse un pochettino più ironiche rispetto alle altre. Senti, visto che siamo in streaming, hai già il titolo dell'album, così magari qualcuno poi può cercare. Non ancora. Quindi bisogna solo cercare Alessandro Casalis su Facebook. Sì, su Facebook si trova sicuramente. Se qualcuno è interessato si può scaricare gratuitamente quello prima. Senza registrarsi, basta un click, potete avere le canzoni da alessandrocasalis.it.
Bene, allora adesso ci fai sentire un altro inedito. Sì, esatto, si intitola Difetti Perfetti. Difetti Perfetti qui al Salotto al Lab. Mi piacciono i tuoi denti bianchi, mi piace come canti quelle canzoni che conosci solo tu. Mi piace come ridi, mi piace come scrivi, e quando invece non mi scrivi più, vengo lì a vedere se c'è ancora campo. Mi piace come cammini, le dita sottili, e quando per pensare metti la testa in giù. Mi piacciono i dettagli, mi piacciono i miei sbagli, come in un continuo déjà vu. E in mezzo a questi sbagli mi piaci tu, che arrivi quando vuoi, poi parte all'improvviso, e quando meno te l'aspetti già mi aspetto il tuo sorriso. Che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti. Penso al tuo respiro quando sono in giro, e poi per caso mi ritrovo lì davanti a casa tua, e viene giù a dirotto, sono senza ombrello, ed è una parte degli sbagli che non devo fare più. E in mezzo a questi sbagli mi piaci tu, che arrivi quando vuoi, poi parte all'improvviso, e quando meno me l'aspetto già mi aspetta il tuo sorriso. Che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti. Arrivi quando vuoi, poi parte all'improvviso, e quando meno me l'aspetto già mi aspetto il tuo sorriso. Che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti. Mi piacciono i tuoi occhi stanchi, mi piacciono quando ti alzi, mi piace come ridi, mi piace come guidi d'estate senza scarpe. Mi piacciono i tuoi occhi neri, le foto in cui vedo com'eri. Mi guardi mentre guardo, sei ancora via di scampo, ma non ho via di scampo da te. Che arrivi quando vuoi, poi parte all'improvviso, e quando meno me l'aspetto già mi aspetta il tuo sorriso. Che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti. Arrivi quando vuoi, poi parte all'improvviso, e quando meno me l'aspetto già mi aspetta il tuo sorriso. Che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti. Grande, grande, questi erano i difetti perfetti, sono quelli che ti fanno più male. Adesso, per esempio, un difetto stasera, che per parlare con me ti viene il torcicollo, tu guarda davanti. Infatti, mi dispiace. È molto telefonica, no? Sì, come è molto televisiva come situazione. Non è molto televisiva come situazione, però è, diciamo, è spontanea. E siamo in piazza dell'ultimo appuntamento, diciamo, prima della pausa estiva qui al Lab. Avremo, visto che siamo ancora in streaming, ricordo tra poco ci sarà anche proprio una band, come vedete dietro, abbiamo la situazione ancora più rock perché ci saranno gli Zip, poi abbiamo invece una situazione ricercata dal punto di vista acustico perché ci saranno gli Spell of Duck, ci saranno ancora altri personaggi che vengono, insomma una serie di sorprese. Ma perché sei un buon gustaio, devo dire la verità. Sono fortunato, sempre... poi siamo anche in una location. Facciamo un bel applauso a Mao che dà degli spazi a degli artisti. Prossimo anno vieni qua a presentare con me tu, Ale, lo sento, lo sento. Va bene, allora... Ospite fisso, ospite facciamo fisso. Occio che capita a casa e poi... Senti, allora adesso hai finito con gli inediti o ci riproponi qualcosa di... No, facciamo... no. È giusto, prova quelle nuove. No, fai quelli inediti. Sono a casa tua, eh? No, ma io se tu mi fai sentire qualcosa di nuovo siamo contenti anche perché faccio lo testi. Faccio una canzone, diciamo, che si intitola... Non te lo dico, dai, te la faccio sentire direttamente. E dovremmo desumere il titolo ascoltando. Secondo me si può fare. Va bene, ci proviamo. Si può fare. Una canzone da indovinare, signori e signori, lui è...